Ringraziamo l'avvocato Marzetti per essere comunque voluto passare e mantenere, diciamo, fede a questo impegno preso. Mi aveva già anticipato che c'erano una serie di questioni anche piuttosto delicate rispetto alle quali, quindi lo salutiamo sia pure a malincuore, ma insomma ci saranno, dire che non ci saranno le cose, infatti, perché questo stavo dicendo, ci saranno appunto degli altri appuntamenti rispetto a una serie di temi sui quali intendiamo lavorare. E ecco, la conflittualità genitoriale, il richiamo a una serie di responsabilità delle famiglie è un tema che è venuto fuori anche in altre occasioni, accanto a quello della conflittualità tra famiglia e scuola, perché se sicuramente non fa bene ad un bambino, ad un minore, vivere all'interno di un clima conflittuale, non sereno, non fa gioco rispetto all'apprendimento vivere poi situazioni di contrasto tra l'educazione che viene impartita all'interno del contesto familiare e l'istruzione, ma anche l'educazione che viene impartita all'interno del contesto scolastico. Prima, questa mattina è cominciata con una visita di una bella mostra che una delle nostre scuole dell'infanzia ha realizzato. Roma è in una fase particolare perché siamo in fase di revisione del regolamento 06, cioè del regolamento che diciamo così, detta le linee guida per il segmento che va dai 0 ai 6 anni, che quindi comprende l'asilo nido e la scuola dell'infanzia. È una fase delicata perché chiaramente la revisione di un regolamento così impegnativo conduce inevitabilmente a toccare tutta una serie di tematiche. Il percorso si è avviato qualche mese fa, il nostro, diciamo, personale tecnico interno, in modo particolare funzionari educativi, educatrici, insegnanti di scuola dell'infanzia, hanno già avviato da diversi mesi una loro rivisitazione, una loro revisione, un loro ragionamento. La mostra di questa mattina all'interno di una delle nostre scuole dell'infanzia, peraltro in un quartiere molto difficile come quello di Piscine di Torre Spaccata, per chi insomma conosce il territorio del nostro municipio sa di che cosa sto parlando, ebbene, era una mostra incentrata sul tema del viaggio, inteso non solo come viaggio alla scoperta di se stessi, ma anche come viaggio simbolico all'interno del percorso di apprendimento che una bambina e un bambino iniziano davvero a 0 anni, perché in quella zona noi abbiamo una sorta di polo educativo che comprende un asilo nido, uno spazio baby, una sezione ponte, sezioni di scuola dell'infanzia e sezioni di scuola primaria, tutto all'interno di un'oasi naturale, perché effettivamente c'è un bel giardino che racchiude in mezzo a palazzoni ERP, cioè palazzoni dell'edilizia popolare. In qualche modo preserva la propria idea del giardino d'infanzia, ecco, tanto per dire. Ed era molto interessante vedere come una serie di strumenti diversi vengano poi utilizzati da insegnanti diverse all'interno di un percorso educativo, di un progetto educativo. Anche il centro nascite Montessori che abbiamo nel nostro territorio, ecco, è stata citata dalla dottoressa Di Martino, Maria Montessori, è spesso coinvolto all'interno delle progettazioni didattiche delle nostre scuole, anche laddove non si segua il metodo Montessori, si utilizzano però degli strumenti, degli ambienti, degli scenari che consentono di come dire, accompagnare il percorso di autonomia. Chiaramente l'asilo nido e la scuola dell'infanzia con il segmento 06 non puntano tanto sull'istruzione, non a caso si dice che sia la fascia prescolare, non è corretto perché la scuola dell'infanzia è scuola, ma preobbligo.
anche obbligo è una parola veramente brutta, è proprio una parolaccia, un po' per dirla con Pennac, no? Se leggere, amare non sopportano il modo imperativo, non capisco come una cosa del genere lo possa accettare. La parola studiare, tanto per dire l'etimologia, no? Il dirigente, il preside Cannotà, è un docente di filologia classica, latina e greca, di lettere classiche, quindi insomma apprezzerà questo richiamo etimologico, perché studere in realtà vuol dire amare intensamente, quindi voglio dire è un po' come si può obbligare, è proprio una contraddizione in termini, ossimorica questa cosa, quindi l'idea dell'obbligo è la negazione stessa di quella che è la scuola. Anche ieri ricordavo che etimologicamente scuola in realtà vuol dire tempo libero, e quindi, cioè, se noi andiamo alla radice delle parole, noi troviamo un senso che le prassi quotidiane più o meno sancite all'interno di norme codificate sembrerebbero negare, ed ecco perché è importante creare questi spazi di riflessione, perché bisogna uscire da una serie di solchi tracciati, no? E sicuramente, per dirla con Amelie, che insomma, no, la strada battuta sarà anche quella più comoda, ma non è la più bella, mai. Ci porta a compiere una serie di riti che perdono completamente il loro senso, trasformandosi veramente in riti sociali vacui. Ora, l'investimento che si fa, parlo proprio di investimento in termini di risorse finanziarie, che non sono mai sufficienti, ma che comunque sono tante, per garantire alle bambine e ai bambini di avere un percorso di istruzione e di educazione, è un investimento importante nella voce di bilancio di uno Stato, ma nelle voci di bilancio di un comune, nella voce di bilancio di un municipio. Allora, questo investimento deve in qualche modo fruttare. Non è possibile che la scuola sia un parcheggio. La scuola deve essere invece, al contrario, una fonte continua di stimolo. Ed è quello con cui si misurano costantemente coloro che all'interno della scuola, a vario titolo, ci lavorano, non esercitando una funzione di controllo in termini, come dire, sanzionatori, ma piuttosto una funzione di direttore d'orchestra, se mi si passa questa metafora, no? Il dirigente scolastico che, al pari della funzionaria educativa, con un acronimo, le nostre funzionarie educative si chiamano POSES all'interno delle nostre scuole di infanzia e dei nostri asili nido, che poi insomma sembra una parolaccia, ma in realtà vuol dire semplicemente posizione organizzativa che si occupa dei servizi educativi e scolastici, quindi sono di fatto l'equivalente dei dirigenti scolastici. Ebbene, pur non avendo un ruolo dirigenziale, quindi pur essendo più limitate rispetto all'autonomia decisionale, ma coordinano le attività che si svolgono. Non è un caso che sia i dirigenti scolastici che le POSES devono essere stati insegnanti o educatrici prima di poter accedere a questo tipo di carriera. E una ragione c'è, proprio perché devono in qualche modo armonizzare una serie di spinte diverse, di settori di interesse diversi, di attività diverse che in una certa misura si muovono intorno, all'interno, all'esterno della scuola, cosa sicuramente non facile. Ce lo racconterà il professor Cannotà. Buonasera, tanto grazie per questo invito. Quando ho letto il tema della serata ho detto, oddio, che dico? Io sto nella scuola pubblica, sicuramente faccio riferimento al fatto che viviamo regolati da un ordinamento. L'ordinamento prevede, qui vorrei sottolinearlo, tante possibilità di carattere educativo e formativo per i futuri cittadini, quindi non prevede alternative, prevede delle possibilità e prevede soprattutto la possibilità di cambiare idea durante il corso della propria carriera educativa, non dico scolastica, così
ci lasciamo una riflessione sull'aggettivo scolastico per dopo. Allora, per me l'istruzione parentale appunto non è l'alternativa alla scuola pubblica. Per me l'alternativa è scuola buona, scuola cattiva. Poi dove la fai? La fai. È un grande privilegio lavorare a scuola, perché il peggior problema che ti può capitare durante la mattinata diventa un'opportunità se ci sai mettere le mani, cioè se sai fare il tuo mestiere, che non significa essere iper preparati o specializzati, significa essere curiosi, disponibili e capaci di ascoltare veramente. Allora, di fronte a questo, come fa la scuola pubblica a non essere curiosa dopo aver sentito quello che ha sentito? Io sono molto curioso. Sono già curioso quando ho potuto sperimentare delle forme meno convenzionali, diciamo così, di apprendimento, che sono strettamente legate alla scuola pubblica, perché capita purtroppo spesso che un nostro alunno non possa frequentare. Quella però non è una scelta obbligata, attenzione. E se non può frequentare c'è la scuola ospedaliera, se non può frequentare non sta in ospedale c'è l'istruzione domiciliare. In sostanza, diamoci da fare. In qualche modo quella scelta è obbligata. Nel caso dell'istruzione parentale invece la scelta non è obbligata, è una scelta vera, come la scelta della scuola pubblica deve essere una scelta convinta e vera. Primo problema, dobbiamo fare in modo che chi sceglie tra le varie possibilità previste dall'ordinamento possa scegliere liberamente e non condizionato da fattori logistici o di forza maggiore. Questo vale per la scuola pubblica, questo vale per la scuola domiciliare, per l'istruzione domiciliare. Scuola, tempo libero, bellissima questa cosa, io ogni tanto la dico ai miei alunni, no? Lo dico a mio figlio che reagisce male, soprattutto perché col latino insomma non ha proprio un feeling. Scuola significa avere tempo libero, avere anche tempo da perdere, perché? Perché in antichità chi andava a scuola era privilegiato, quindi aveva tempo libero, non doveva lavorare. E in questo senso oggi noi abbiamo la responsabilità enorme di riempirlo questo tempo di opportunità. Vi dico subito che non mi piace una delle formule che nel didattichese degli ultimi 10 anni va abbastanza di moda, no? Che è quella per cui la scuola deve garantire il successo formativo. La scuola non garantisce il successo formativo, deve garantire un'altra cosa la scuola, le opportunità giuste, corrette, adeguate a ciascuno per ottenere il successo formativo, che è una cosa diversa, deve creare le condizioni, e allora così ci recuperiamo anche l'obbligo. Sì, ha ragione, dottoressa, è proprio brutto. Hai obbligo di amarmi, oddio, non si può. Però cambiamo soggetto, lo Stato ce l'ha l'obbligo di darmi almeno 10, questa è una grande conquista, e mi dà anche la possibilità di non utilizzarla quella opzione, di sceglierne un'altra. Allora, com'è possibile che lo Stato ci dia la possibilità di scegliere? Perché evidentemente, se stanno tutte e due queste scelte all'interno dello stesso ordinamento, qualcosa condividono. Devono condividere, non possono essere viste in alternativa, a meno che una sia buona e una sia cattiva, e allora mi sta bene scegliere quella buona, ma qualsiasi scuola può essere buona o cattiva, indipendentemente dalle pareti che la contengono. Due riflessioni su i nodi più importanti. Sì, è importante confermare il ruolo educativo della famiglia. Quello che ci fa più male a noi che viviamo la scuola pubblica è quando ci stanno queste fiammate, no, mediatiche, per cui uno aspetta il figlio che torna a casa e dice: ma non hanno menato nessun docente a scuola tua oggi? Com'è possibile? Tutte le scuole menano i docenti. Stiamo attenti, le scuole in Italia sono circa 8.000. I casi di cui stiamo parlando sono gravissimi, sono inquietanti, ma vi posso assicurare che basta un caso come quello per monopolizzare l'attenzione di tutto il paese per una settimana, e poi chiaramente ricominciamo a menare tranquillamente i docenti senza che nessuno se ne occupa, perché si può menare i docenti anche senza mani, attraverso altri strumenti più raffinati. E poi dico una cosa sul rapporto con la famiglia e il dovere della famiglia di esercitare un ruolo educativo anche fuori dall'homeschooling, anzi soprattutto fuori dall'homeschooling. Dicevo questo perché? Perché quotidianamente ci sono tantissimi casi in cui invece vi potreste sorprendere voi che non avete a che fare con la scuola, ma voi ci avete a che fare con la scuola perché qualcuno ci va a scuola e qualcuno c'ha i figli che ci vanno, in cui la scuola è l'unico posto in cui il principio di realtà viene sottoposto spesso in maniera anche troppo diretta ai ragazzi. Sono i famosi no,
i famosi paletti. Vi racconto una cosa che mi è successa a scuola mia, questa è proprio vera. Parliamo di 5 anni fa. I ragazzi possono usare il cellulare a scuola? Ma che domanda! Ma che domanda, possono usare il cellulare a scuola? Ho pensato, ma se mi avessi chiesto possono usare la penna bio a scuola? La risposta è, dipende come la usano, perché quando eravamo piccoli, no, facevamo questa operazione raffinatissima dal punto di vista tecnico, ma che denota grandi competenze, e questa diventava una cerbottana. Allora, scusate, non la sto banalizzando, spero troppo. Cellulare, se io lo uso come strumento didattico, solo in Italia, cioè si può stare un mese a discutere di questo. Il cellulare mi aiuta a conseguire quegli obiettivi che abbiamo visto prima, indipendentemente dal luogo. Se mi aiuta significa che io sto insegnando ai ragazzi ad usarlo correttamente. E questo è triste da dire, io sono anche genitore, è triste da dire. Molto spesso i ragazzi hanno l'opportunità di imparare a utilizzare il cellulare a scuola o in contesti che sono fuori dalla famiglia. Rientriamo nel discorso di prima. Dipende dalla famiglia, dipende dalla scuola. Altro valore importante che non possono che condividere i due sistemi educativi, altrimenti non starebbero nello stesso ordinamento, è sicuramente il principio di personalizzazione. Questo è vero, diceva la dottoressa Di Martino, la scuola tende un po' a produrre un'animazione più standardizzata, eppure è vero che negli ultimi 20 anni in particolare gli sforzi sono titanici per personalizzare l'insegnamento, cioè per superare quella formulazione un po' retorica, no? La scuola pubblica è la scuola di tutti, che poi in Italia sapete che significa, diventa la scuola di nessuno, la scuola pubblica è la scuola per ciascuno. È molto faticoso, però va sicuro che ci si sta provando. È evidente che è un bel valore dell'istruzione parentale verso il quale io nutro una grande curiosità. E allora dico una cosa, non ve l'ho detto, io sono un dirigente della scuola superiore, quindi quando arrivano da noi sono grandi. Mi risulta però, perché mi sono fatto un po' di indagini con i colleghi del primo grado, che i genitori che operano la scelta dell'istruzione parentale vanno a scuola all'inizio dell'anno, portano una dichiarazione sostanzialmente e quindi si giocano con la scuola il primo rapporto sul piano giuridico-amministrativo. Mi risulta, e questo mi spiace tantissimo, che nessun dirigente scolastico che riceve questa dichiarazione poi dica sì, d'accordo, ma posso curiosare durante l'anno, posso vedere che fate? Poi magari se voi volete venite a vedere quello che succede da me, venite a vedere magari che un progetto che nasceva come un banalissimo murales, un progetto murale è diventato un corso sulla sicurezza perché hanno dovuto imparare a usare un trabattello, per cui hanno accettato di fare un corso sulla sicurezza che i ragazzi fanno tutti gli anni ma non seguono mai, ma se lo fanno con un senso, perché altrimenti non possono fare il murale, lo fanno e lo acquisiscono come competenza. Allora, curiosiamo nelle nostre case comuni, facciamola diventare un'esperienza unica perché sta all'interno, ripeto, dello stesso ordinamento. Guardate la legge, è interessante vedere come cambia con le parole. Se voi andate nel testo unico, c'è scritto che i genitori che optano per l'istruzione parentale devono dimostrare di avere, devono, col dico così, non c'è nel testo unico ma fate finta che ci sia. Nel decreto legislativo 62 del 2017 invece c'è scritto che devono comunicare preventivamente. Dice, ma la stessa cosa? No, c'è un progresso, un cambiamento culturale profondo nella percezione del fenomeno. Per cui perché me lo devi comunicare? Partiamo dal basso, per un problema giuridico amministrativo, perché io poi ti devo controllare se vieni a fare l'esame di idoneità. Sì, sicuramente c'è questo, ripeto, siamo dentro lo stesso ordinamento, ma c'è un valore aggiunto. Se tu me lo dici prima, io mi interesso di quello che fa il ragazzo, che fa il genitore, ti rubo qualche bella idea se tu ce l'hai, ti metto a disposizione qualche bella idea se io ce l'ho e soprattutto non imposto la riflessione veramente deleteria sul programma per l'esame di idoneità. Ma sono coinvolto anche solo a livello di conoscenza nella costruzione del percorso che porta il ragazzo all'esame di idoneità e al quale non chiederò mai il programma. Vi do la notizia, i programmi non esistono più. Vi prego, non esistono più i programmi. Esistono le linee guida,
le indicazioni nazionali, all'interno delle quali, proprio in virtù del principio di personalizzazione, si sceglie lo strumento più adatto per ottenere il risultato che si vuole ottenere. E guardate, i risultati che vogliamo ottenere devono essere gli stessi, attraverso strade diverse, altrimenti non staremmo all'interno dello stesso ordinamento. Finisco, sarò molto veloce su questo. Rapporto 1-1, un docente, un discente, sempre in termini didattici. Ha detto bene dottor De Santis, ci aiuta un po' la conoscenza del passato, no? Una delle cose che studiavamo al liceo, il latino, era quintiliano, e c'era la riflessione sulla scuola pubblica o privata. Niente che si riferisca a quello che oggi potreste pensare quando si parla di pubblica e privata. La scuola privata era la scuola 1-1, la scuola dentro casa, col pedagogo. La scuola pubblica invece era la scuola del grammaticus, cioè questo spesso insegnante un po' manesco, perché le pronunzioni corporali erano considerate efficaci, con un gruppo allargato di ragazzini. Allora è chiaro che il rapporto 1-1 è una grande opportunità per ottenere certi risultati. Il rapporto 1-25 sembrerebbe una negazione, ma datelo in mano questa classe a un docente che è capace di valorizzare tutte le dinamiche relazionali e farle convergere verso l'obiettivo. Ci vuole un docente molto bravo, ma abbiamo detto, a scuola non ammette mezzi termini, o è buona o non lo è. Potenziamento dei legami familiari, e così arrivo al punto, non affermerei mai e reagirei con forza se qualcuno dicesse che solo nell'homeschooling i rapporti familiari, i legami familiari si rafforzano. I legami familiari, ho due figli, hanno fatto la scuola pubblica, mi ricordo una soprattutto che tornava a scuola e mi raccontava tutto. Quello è un modo per saldare, costruire legame familiare, chiaro, condividere molto tempo in attività fortemente educative è un altro, ma il legame familiare si costruisce anche con un rapporto corretto con la scuola. Il vero dramma educativo è quando il genitore, in buona fede, per evitare una frustrazione magari al ragazzo, tende a sostituirsi al ragazzo. Questo non si fa mai, gli adulti a scuola devono fare gli adulti. Gli adulti in famiglia devono fare gli adulti, non devono proteggere in questa maniera i loro figli, i loro studenti. Quando vediamo il genitore che mena al docente o al preside, perché insomma ogni tanto pure al preside insomma, ci vuole, a che cosa assistiamo? Assistiamo alla catastrofe educativa. Perché? Perché voi sapete meglio di me che è meglio che due adulti di fronte a un bambino dicano la cosa sbagliata insieme piuttosto che dicano due cose di fronte a loro. Perché? Perché il bambino ha bisogno di punti di orientamento solidi, anche per contestarli. Perché il ragazzo adolescente cresce nel momento in cui ci nega, poi ci recupera, ma deve negarci a un certo momento, e noi dobbiamo dare il diritto di poterci negare in quanto adulti, non sottrarglielo proponendoci come quasi adolescenti, cosa che non siamo. Non facciamo questa violenza ai bambini, agli adolescenti in particolare. Avete visto i filmati di queste ultime ore, no? Cioè, a me la cosa che mi ha colpito tantissimo in tutte e due quelli che stanno girando è che i ragazzi dicono delle cose terribili ai docenti, uno gli dà del lei e uno gli dà del voi. C'è una schizofrenia profonda, no? Si inginocchi, gli dice, ma come si inginocchi? Gli stai dicendo una cosa che dovresti veramente sprofondare e gli dai del lei. Quell'altro gli dava del voi, ma lì c'è forse una connotazione geografica, stavamo un po' al sud, ma il voi è lei. Allora, c'è molta confusione. Facciamo gli adulti, forse, diamo un apporto. Concludo auspicando, e se mi dovesse capitare lo farò con molta molta gioia, una maggiore invadenza da parte dei genitori che fanno questa scelta nei confronti della scuola pubblica, non vista come alternativa, ma vista come compagna con cui scambiare belle esperienze, belle idee, confrontarsi. Allora, genitori che vedete a scuola mia, faccio un esempio, ma non sarà perché... Sta liberando i migliori. No, non credo, perché... Ma se vengono, sono i benvenuti, però
Vi prego, accettate che io vi chieda di seguire il percorso, non lo considerate un'invasione poliziesca in quello che fate. Perché? Perché chi a scuola non ha curiosità deve cambiare mestiere. Tutto qua. Grazie. Yeah.